Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video sul canale. Come ben sapete, oggi il What If non esce, dato che non ho avuto tempo di farlo, non ho avuto il tempo né di scriverlo né di far registrare le clip a Chroma, dato che mi aiuta lui con le clip, per questo lo ringrazio ovviamente. Infatti ho deciso di fare un video dove rispondo a delle domande riguardo al What If e riguardo al canale. Inoltre ragazzi, non so bene quando, ma vi dico che presto uscirà un video con una persona che stimo tantissimo, una persona molto grande su YouTube e che conosco da un po' di tempo. Detto questo ragazzi, io vi lascio al video, buona visione! Ok, andiamo a vedere appunto i commenti e le domande. Innanzitutto vi ringrazio per aver fatto tutte queste domande, visto che ne avete fatte veramente tante. Andiamo a vederle insieme a voi. Prima domanda di Alessandro Melecari: Fuck Feraz, potresti inserire Gogito, la fusione tra Vegito e Gogeta? Mi potresti salutare in un tuo video per favore? Inoltre, le tue mod sono bellissime. Grazie mille. Innanzitutto, ciao Alessandro. E rispondendo alla tua domanda, onestamente, non ho capito che intendi. Se intendi nel mio What If, a meno che non faccia qualcosa di diverso, un momento è un no, perché appunto sarebbe una cosa che non starebbe nel cielo né in terra, perlomeno per questa storia. Magari potrei fare appunto dei what if, delle storie in cui sarà presente questo personaggio, ma per il momento no. Prossima domanda, vediamo di chi. Maestro Mutant: Pac Ferraz, le rose sono rosse e l'erba è verde. Prossima domanda di Pro Gamer: ma il team dell'Universo 7 è sempre lo stesso o ci sono Bardock, Broly e l'ex Re Vegeta? Ve lo dico qua, ci sarà una saga prima del Torneo del Potere che magari vedrà qualche perdita e i nostri eroi non faranno in tempo ad essere tutti quanti resuscitati, che appunto al torneo parteciperanno alcuni guerrieri, ma altri saranno crepati, morti, ciao, addio. Prossima domanda di Fabio Cassano: What if? Sarebbe fuck what if, però vabbè, ok. Dopo la saga del Torneo del Potere fare una tua storia? Bel what if, grazie mille. Anzi, vugat, ci devo provare a leggerlo. Vugat if. No, a parte gli scherzi, ovviamente proverò altre storie, farò della roba mia, originale. Sempre se avrò tempo, magari sfrutterò un altro po' Chroma. E comunque sì, farò qualche altro what if, appena finito questo. Prossima domanda di Abdu Akin Bar, cugino di Allahu Akbar, famosissimo. Fa what if, ma se si fossero fusi in Gogeta Ultra Instinct, ok, la potenza sarebbe calata o aumentata? E dato che sono nella dimensione del nulla, sarebbe durata di più visto che lì non esiste il tempo o non sarebbe durata proprio? Beh, non lo so, onestamente non lo so, perché comunque nell'anime Kafla ancora non si sa se durerà, fino all'eliminazione appunto se si scioglierà all'improvviso, quindi non so risponderti. Riguardo a Gogeta, sarebbe stato sicuramente più debole, perché mentre il Potara somma e moltiplica, il Metamorano diciamo che somma e moltiplica per pochissimo se non erro, comunque molto più debole rispetto al Potara normale. Poi, fuck Gogeta. Ma che cazzo ho appena detto? Fuck Gogeta. Qualcosa mi dice che nell'aria è presente qualcosa di stupefacente perché. Boh. Fuck Gogeta. Prossimo hashtag, fuck Gogeta. Dai, continuiamo. Ma come continuare la serie? Mi puoi salutare? Allora, se intendi la serie del What If principale, una volta finito con Super GT, forse farò qualche cosa di AF, forse, non è sicuro perché sarebbe pasta riscaldata, minestra riscaldata, come cazzo si dice? Però comunque non lo so se la farò. Comunque, mi puoi salutare? Ciao Gabriele, grazie per la domanda. Prossima domanda di Demone Primordiale: Fuck what if? Secondo te, quindi secondo il te, possibile un what if dove Kefla e Zeno si combattono insieme contro Freezer che si è alleato con Jiren? Ah, facci lo cazzo! Diciamo che sarebbe una roba un po' insensata, tipo Goku che combatte contro Naruto. Perché? Perché non c'era un cazzo da fare, voleva sgonfiare di botte qualcuno. Più che altro non avrebbe tanto senso. Ma che cazzo? Qua non c'è l'hashtag, ma questo lo devo leggere. Fai tette. Tette le mod in HD. Mi saluti, sei un grande. Rispondendo seriamente, no, le tette non le faccio perché già ci sono nel gioco. Basta, basta. Se penso che intenda tutte le mod in HD, H-Graphics, lo shading che c'è su Xenoverse, no. Odio quello shading. Forse
Qualche mod la farò solo per Joseph in HD, ma per voi farò sempre lo shading originale perché appunto non mi piace per niente. Sono delle poche bestie di Satana a cui non piace. Sempre sotto Maurizio Vaccaro, hashtag Feraz, nuovo hashtag. Sei un grande, ma riesci a fare pure Gohan Ultra Instinct e Vegeta Ultra Instinct con la aura come quelle di Goku. Mi saluti, sei un grande. Ciao, ma ciao, ah, aspetta. Si chiama Maurizio Vaccaro e vuole essere chiamato Mattia Vaccaro. Comunque, rispondendo seriamente, onestamente, Gohan e Vegeta Ultra Instinct non so se li farò mai perché proprio il concept mi sembra già abbastanza stuprato. Non lo so. Se proprio vuoi avere fatte queste mod, puoi pagare 20 dollari sul Patreon e io le faccio. Comunque, qui sotto trovate il link se volete farmi delle richieste a pagamento. Costano alla fine 20 dollari, che sarebbero tipo 18 euro. Poi, Falcon Mods, gran pezzo di merda. Fuckferaz, ciao a tutti ragazzi, io sono Fartens. Figlio di puttana. Ok, Andrea Carol Vitolo mi chiede: Fuckferaz, quanti anni hai e che scuola fai? Ho 16 anni e faccio il tecnico industriale e sono al terzo anno. Dai, 2 anni mi tolgo dalle valle la scuola. Prossima domanda, anche se non c'è l'hashtag, Olvard Cola. Anime preferito e personaggio preferito? Anime preferito, direi. Mi prenderete per un poser di merda, ma Sword Art Online mi ha preso tantissimo ultimamente. Anche se devo essere sincero, Naruto resta nel cuore. Poi ovviamente c'è Dragon Ball, tanta altra roba, ma Naruto comunque mi regala tante emozioni, mi piace molto. Personaggio preferito, direi Minato Namikaze di Naruto e Bardock di Dragon Ball. Poi abbiamo Mortal Void che mi chiede: Fuck What If? Pubblicherai tutti i What If in un unico video una volta finita la serie? No. Prossima domanda da Gino Andrea Viola. Le parolacce nei What If mi hanno fatto spaccare dalle risate. Ah, comunque, fa What If, porteresti altri What If così? Se riesco, ragazzi, con il tempo, sì, perché comunque sono degli ottimi video che mi hanno portato abbastanza soddisfazioni, quindi sì, ci starebbe. Fuckferaz, hai mai collaborato con qualche altro modder? Allora, ho collaborato con il mio team, l'Android Sports, con Masco in particolare, che abbiamo fatto una mod per Chrome. Io ho fatto le skill, lui ha fatto il personaggio e Falcon ha fatto un'altra skill. Con altri modder, poi, onestamente, per quanto io ricordi, no. Ho sempre preferito lavorare da solo perché, appunto, per evitare appunto problemi di coordinazione e cazzate varie. Poi, Kylex. Cacchio, stai crescendo di iscritti in una velocità incredibile. Bravo, grazie mille. Non sto notando, le grazie a voi, ovviamente. Fuckfarenz. Really, nigga? Fanculo. Fuckferaz, quando uscirà FighterZ, pensi di mordarlo o continuare con Xenoverse 2? Modderò Xenoverse 2 perché sto preparando un pack enorme che terrò vivo per qualche annetto. No, per qualche annetto no, però comunque per un annetto ci conto, spero comunque di sì. FighterZ, magari se si potrà moddare farò qualche roba, magari qualche conversione delle mie mod da Xenoverse a FighterZ. Però onestamente non mi piace al momento il gioco. Poi magari potrei cambiare idea in futuro, ma no. Supremo Win 10, fuck What If, una volta finito il What If di Super farei GT? E se fare GT una volta finito fare una nuova serie? Ho già risposto, farò GT, farò forse F e poi farò una nuova serie inventata da me. Poi, Fuckferaz, conosci Dragon Ball New Age, un manga fanmade da Corrado Mas? Non lo conosco, perlomeno non lo conosco di nome, ma non l'ho mai letto. Ragazzuoli, queste erano le domande sotto il video. Vi ringrazio di averle fatte numerosi. Vi ringrazio ancora una volta del supporto che state dando al canale, che è qualcosa di bellissimo. Inoltre vi invito a lasciare mi piace, commentare e condividere il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo al canale. Vi invito ad entrare nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione per poter parlare con me. Andate a seguirmi su Facebook oppure su Instagram, trovate tutte le varie robe qui sotto in descrizione. Ed inoltre, se siete interessati, cerco 2 admin per la pagina Facebook, persone serie ed affidabili perché appunto vorrei qualcuno che mi aiutasse a gestirla e a postare roba. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta di aver visto il video. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, anche se non ne sto facendo più, però vabbè. Un saluto da Feraz, bella!